State attenti, ci vuole dire Gesù questa sera, perché un'altra è la strada per guadagnarsi un posto nel suo regno. Dobbiamo allora imparare da Lui, che è mite e umile di cuore. Dobbiamo prendere il suo giogo su di noi e piano piano imparare anche noi a prenderci cura sul serio della nostra vita di fede. Affidiamo allora il nostro cammino terreno verso la patria beata a San Pio da Pietrelcina, maestro esemplare di vita cristiana e grande intercessore presso il trono di Dio, ma soprattutto affidiamoci alle cure materne della Vergine Madre, perché anche la nostra vita possa costantemente cantare le meraviglie del Signore ed il nostro spirito possa sempre esultare in Lui, nostro Salvatore. Così speriamo e così sia.